Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Ricordo sempre che stasera è il 4 gennaio, 4 luglio, 4 luglio. Arriveremo al 4 luglio. Il 4 gennaio, questa settimana, stasera con vi terrà compagnia, se gradite, la nostra compagnia, stasera e poi giorno 8, venerdì 8, dato che c'è la concomitanza nel mezzo dell'Epifania, tante feste, tutte le feste portavia, e poi la nostra programmazione ritornerà normalmente giorno 11, lunedì 11 gennaio, e sarà una bella trasmissione, anche se ci occuperemo anche della celebrazione per il bicentenario dell'istituzione della diocesi, come avete sentito in apertura con Don Antonio Parisi. Ecco, sarà una giornata molto importante. La prossima settimana, oltre che la giornata importante del giorno 11, ci sarà il martedì 12, riprenderà dopo la pausa natalizia di fine anno il programma Informazione condotto magistralmente da Gianni Amato. Quindi il mercoledì torna la rubrica Il mercoledì, aperta all'associazione, ai movimenti, ecco, ce ne sono tanti in questo periodo. Chi volesse avere accesso a questi spazi per far conoscere le proprie idee, i propri movimenti, le proprie azioni. Siamo in un periodo di grande dinamismo, diciamo, sociale. Ci sono le elezioni comunali, ma anche in diversi comuni, non solo a Caltagirone, ma anche a Gran Michele, anche a Ramacca. Ecco, vediamo se ci sarà qualche altro, naturalmente. Ecco, questi spazi ci sono. Se avete interesse di avere uno spazio il mercoledì, prendete contatto con la nostra emittente per vedere i termini di accesso. Va bene, continuiamo in questa sfilza di incontri che si susseguono con la scusa per farci gli auguri, ma anche per fare un piccolo consuntivo dell'anno che finalmente se n'è andato via, nella speranza che questo 2016 possa partire al meglio. Benvenuto a Franco Ramanzino, presidente della Grazie. Confartigianato. Benvenuto, benvenuto a Rosario Bruno, Eccola, signore. anche, te C'era lo chi era, auguro. c'è stato chi era unto da prima. Presidente della Confcommercio, come state? Tutto bene? Bene, bene. Come avete passato le festività, Franco? Rosario? Mangiando, in famiglia. Ah, una cosa meno casereccia del mangiare, Ma non è come si solo è il passato? mangiare, perché c'è la resa dei conti nel senso buono della parola, Ah. perché noi Senti, questo svolgiamo 2015, attività, sì. brevissimamente, Franco, dal punto di Sì. vista degli artigiani, ecco, anche perché così porgi gli auguri agli artigiani, al mondo degli artigiani, tu sei un eminente personaggio che lo rappresenti. Ma certo, dire Ecchio sulla danno, ed è chiaro che dobbiamo per forza dire come sono andate le cose sono andate maluccio, perché tra l'altro noi ci siamo trovati in un momento di grossa difficoltà, non amministrati, con un commissario che mi permetto di dire assente, perché un commissario che chiede il pagamento delle tasse e poi scrive sul giornale grazie per averle pagate, e questi soldi sono serviti solo ed esclusivamente per acquietare qualcuno che doveva ricevere dei soldi, o i dipendenti o quelli della raccolta della spazzatura, è una cosa sinceramente che ci fa preoccupare. Ci fa preoccupare perché il commissario non ha, da quando si è insediato, non ha chiesto, ai sindacati in generale, sindacati, di categoria e non ha chiesto, aiuto, e non doveva chiederlo obiettivamente, ma non ha nemmeno chiesto, com'era la situazione, quale poteva essere, il sistema, il metodo di come uscire fuori, in un modo diverso, sotto l'aspetto amministrativo. Questa è una cosa che tutti debbono fare, perché se io vado a casa degli altri e mi si dice di sedermi a tavola, non per mangiare, è chiaro, ma in una tavola per discutere determinate cose, è chiaro che porto un contributo, può essere anche un contributo, sai, di quelli che poi non servono, ma un contributo ci vuole. E chiedere la condivisione di chi vive questa città, è chiaro che serve tantissimo. Ora, Caltagirone, sotto questo aspetto, sta rappresentando il peggio di quello che poteva essere l'amministrazione di una città. Noi, almeno io nei miei ricordi, ho
qualche pensierino che riguarda il passato, e noi abbiamo avuto qualche commissario a Caltagirone, ma ecco, ritornando ad allora. Quindi ricordiamo come grandi interventi di commissariamento. Ma nel 92 noi abbiamo avuto un commissario per pochi mesi, ma quel commissario, quando arrivò, la prima cosa che ha fatto, io ero un assessore uscente, la prima cosa che ha fatto ha sentito gli uscenti. Poi ci ha chiamati, perché anche allora ero rappresentante di categoria, ci ha chiamati diverse volte. Sfugge il nome, ma è una persona. Non me lo ricordo nemmeno io. Che era un collega dell'attuale assessore. Sì, certo, un funzionario regionale. Ha chiamato le organizzazioni. Però ha alta chiamato, statura. Ha chiamato i sindacati. Sei d'accordo o no? Fammelo dire questo. Certo. Mi sfugge il nome. Certo, ma altra era di alta statura. Alta statura. Ma era alto e di alta statura. Di altra statura. Perché non era solo di. Assolutamente. Era alto anche lui fisicamente. Sì. Mi sta sfuggendo chiaro, il nome, però va bene. Pure a me sfugge il nome. Ma è chiaro che lui trasportò Caltagirone da un momento, perché anche allora, nel 92, noi abbiamo avuto qualche difficoltà, trasportò Caltagirone da una città amministrata a un'altra città amministrata in un modo diverso. Assolutamente. E il passaggio è stato indolore, perché non se ne è accorto nessuno che noi abbiamo avuto questo commissario, e quindi sinceramente ha fatto meno danni di quello che uno può immaginare. Ora, un commissario che arriva e dice solo che dobbiamo pagare le tasse, che ce li fa pagare anche a rate, che devono pagare anche quelli che non hanno i soldi, eventualmente glieli fa pagare a 100 euro al mese, così come, ma non parla di programmazione, non parla di lavoro, non parla di sviluppo, non parla di cantieri di lavoro, non parla di strade, non parla di luce, non parla di fognature, non parla di dissesti idrogeologici, non parla di queste cose. È chiaro di che cosa vuole parlare. Lui fa il ragioniere, e noi, secondo me, non avevo bisogno di un ragioniere. Io ho sempre immaginato che Caltagirone neanche di un dottore commercialista, certo, e nemmeno di questo, nemmeno di questo. Franco, io, scusa la battuta, sì, me l'hai tolto, diciamo. Io dico che Caltagirone, proprio per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenta, considera che quando io vado fuori, non dico che io sono di Catania e poi di Caltagirone, come usano a fare tutti, Sicilia, Catania e Caltagirone. Io dico che sono di Caltagirone, e vi prego di credermi anche all'estero quando io ho detto che sono di Caltagirone. Sanno tutti quanti sanno di che cosa si sta parlando, di quale città si parla. Ma obiettivamente noi meritavamo di avere un rappresentante della regione capace di risolvere i nostri problemi, perché tra l'altro mi risulta che un bravissimo funzionario delle infrastrutture, dell'assessorato alle infrastrutture, ma anche le infrastrutture a Caltagirone fanno acqua. Noi abbiamo, ma dal primo momento. Ma certo, ma noi abbiamo tutte strade dissestate, il ponte della ferrovia, con progetti, pensavamo con progetti in corso d'opera, e non è riuscita a sbloccare. Quindi questa è una delle tante cose che non ha funzionato, e quando ci hanno cercato, mi hanno cercato e mi hanno fatto perdere tempo, e fa bene il mio collega Rosario Bruno a sottolineare che noi quando andiamo alle riunioni ci andiamo gratis, e quando noi rappresentiamo, rappresentiamo gratis, perché è la verità, perché noi rappresentiamo con i nostri soldi, rimettendoci noi, e quando ci chiamano per dare consigli e poi agiscono in un modo diverso di come si è programmato, ancora peggio, perché anche il Natale, abbiamo visto come è andato il Natale a Caltagirone, e se Confcommercio col suo presidente non avesse pensato a far con i propri associati a far illuminare le strade, io non so cos'è ci sarebbe rimasto di questo Natale. Franco, scusami, ne parlo con te, ma ho saputo, non ha molto avuto rilevanza, pare che ieri mattina c'è stato un atto vandalico, l'ennesimo, nella villa comunale. Sono stati divelti tutti i vasi, seppur copia, devo dire, nella parte sud della villa comunale. Ma questa è una cosa che succede spesso, ed è grave veramente. Perché, tutti i vasi, le colonnine tutte rotte. Perché non ci vuole niente a mettere delle videocamere e a registrare che cosa succede. È una città in mano a nessuno. Perché la villa è completamente, cioè la villa è chiaro, è lasciata completamente così come è lasciata, e non è solo la villa comunale nostra, certo. Perché noi abbiamo poi Villa Patti, che non è solo villa ma è anche museo, perché allora io ero nell'amministrazione quando noi abbiamo acquistato Villa Patti, e quando l'abbiamo ristrutturata era la seconda villa di Caltagirone, perché noi ci vantavamo di dare
ai cittadini che abitavano al sud della città di dare un'altra villa e quindi il godimento di tutto il verde e tutto il resto. La Villa Patti si apre solo in estate, è un museo e si tiene chiuso, si apre solo in estate, come quando io vado in campagna, nella mia campagna che non è villa, ed è una cosa sbagliata, perché sinceramente fino a quando noi non riusciamo ad entrare nell'ordine dell'idea che un museo si apre per 365 giorni all'anno, è chiaro che non abbiamo capito niente. Abbiamo i denti stretti. Presidente della Confcommercio Rosario Bruno, un consuntivo brevissimo di questo 2015 e buoni auspici per il 2016. Vai. Brevissimo, per essere più breve possibile, potrei sintetizzare che è stato un tantino meglio dello scorso anno, cioè dell'anno precedente, del 2014. E potremmo concludere così, ma non possiamo concludere così. Ma dovresti argomentare questa miglioria, dove l'hai vista, diciamo? No, non l'ho vista io. Diciamo che i sistemi macroeconomici, anche per non essere eccessivamente plumbei nella disamina, insomma, complessiva che riguarda soprattutto Caltagirone, e quindi allargando un pochettino il raggio, non c'è dubbio che nel giro di un anno e mezzo, la fiducia dei consumatori non è quella di un anno e mezzo fa, cioè dire l'approccio all'acquisto è sicuramente meno sofferto laddove è possibile, ovviamente, questa, diciamo, è una premessa che non faccio, ma è ovvia. Quindi chi ha capacità di spesa, mentre negli anni precedenti rimaneva un po' contratto nella possibilità, nella volontà di spendere per consumi anche di prodotti tradizionali, ritengo, dai dati che ormai sono di dominio pubblico e visibili, grazie a Dio, su tutti i motori di ricerca, quindi che riguardano internet, non c'è dubbio che l'approccio all'acquisto è meno sofferto rispetto agli anni precedenti. Quindi, diciamo, questo cambio di passo c'è stato. È ovvio che la disanima della problematica che riguarda Caltagirone mica nel giro di un anno, commissariamento o no, può sconvolgersi o cambiare, perché altrimenti corremmo il rischio, diciamo, di accollare al commissariamento responsabilità che diciamo, nella dinamica anche delle mancanze, per ultima citata della Villa Comunale, ma ritengo che un'operazione di videocamere alla Villa Comunale si sarebbero potute fare già di videosorveglianza già da tempo. Non è che dovevamo aspettare il commissariamento per pensare a questa cosa. E oggi, con gli strumenti che ci sono, anche un'operazione con le webcam sarebbe costata cifre possibili. Quindi, se siamo riusciti a fare, ringrazio il mio collega presidente Franco Namanzino per aver citato una cosa che altrimenti avrebbe potuto fare qualcun altro o non si sarebbe potuto fare, cioè quella dell'illuminazione natalizia. Ma così come è stato fatto un discorso sull'illuminazione natalizia, per preservare meglio la Villa Comunale si possono anche ipotizzare operazioni di questo tipo. Ma attenzione, non ci sono cifre importanti oggi con gli strumenti a disposizione. Ritornando alla tua domanda, ritengo che superando i dati macroeconomici e calandoci sul territorio di Caltagirone, ritengo che un aspetto vada segnalato, che è quello di vedere quella parte di bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Cioè dire che nonostante i disastri di cui continuamente, diciamo, siamo chiamati a commentare, ritengo che comunque ci sono stati dei segnali di ripresa nella, come dire, considerazione di Caltagirone come luogo da visitare. Poi potremmo entrare nel merito di come, quanto, perché, che tipo di risultato possono portare o fare tutte le dietrologie di questo mondo. Ma non c'è dubbio che il risultato della card unica, a torto o a ragione, diciamo, avendo staccato oltre 30.000 biglietti,
è un dato importante. Quindi significa che c'è un'attenzione comunque a operazioni che hanno una mission ben precisa e che hanno ancora, nonostante tutto e nonostante noi abbiamo fatto di tutto per non far diventare Caltagirone attrattiva, e ripeto, non voglio fare retorica, ma sappiamo benissimo quali sono le motivazioni di non far trovare una città ben organizzata, una città che ha un piano del traffico, soprattutto in direzione del centro storico, che nei momenti di maggiore afflusso non si capisce bene che cos'è. Stendiamo un velo pietoso. Quindi, lasciando questo aspetto, non c'è dubbio che è ritornata ad essere, anche se solo per un momento, solo per il periodo che va dall'8 dicembre al 6 gennaio, comunque un polo di interesse. Per cui, qual è la questione? La questione è che la futura amministrazione che deve gestire, come dire, queste linee guida, che deve gestire una ipotesi di regolamentazione migliore e più come dire, organizzata del traffico, deve ipotizzare una serie di meccanismi anche di rete con i comuni a noi vicini, dove alcuni sono più o meno disastrati come il nostro, altri stanno un po' meglio. E quindi non c'è dubbio che il carico che deve farsi la prossima, io guardo un pochettino più avanti, oltre diciamo al periodo contestualizzato del commissariamento, ma insomma anche per non ripetermi sul alcuni aspetti che ha sottolineato Franco Navanzino, pertanto auspico assolutamente che per i prossimi anni e per i prossimi mesi ci possa essere realmente una amministrazione in grado di avere diciamo, una visione complessiva, una visione determinata, di avere ben chiaro le idee di come debbano intervenire su cose che hanno a che fare con le iniziative di un'amministrazione, non certamente, voglio dire, su altre dinamiche che riguardano sistemi macroeconomici che non dipendono certamente da un'amministrazione comunale, ma dipendono dall'amministrazione comunale, tante cose che nel territorio possono portare sicuramente migliorie e benefici. E non ultima, la vicenda della Villa Comunale, voglio dire, o di altri siti importanti che vanno preservati e per essere, tra virgolette, venduti come prodotto Caltagirone devono avere determinati requisiti, altrimenti facciamo sempre i richiami al passato e di passato non si può vivere, ma dobbiamo guardare al futuro certamente. Franco, allora, per il 2016 cosa auguriamo ai colleghi artigiani? Ma intanto auguriamo alla città di Caltagirone un'amministrazione importante proprio per la città, che poi di seguito è chiaro che porterà lavoro e quindi porterà lavoro, metterà in condizione chi lavora a Caltagirone di poter dare risposte migliori. E gli artigiani, si sta avvenendo una selezione naturale, perché con la crisi che noi stiamo vivendo alcune aziende saltano, altre aziende chiudono perché debbono chiudere, e quelle che praticamente restano all'impiede dovrebbero rappresentare il futuro economico di questa città. Io mi auguro che ci sia data la possibilità di avere accessi creditizi diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto attualmente, che abbiamo avuto sino ad ora, di poter avere possibilità di raggiungere i mercati esteri come tutto il resto d'Italia riesce a raggiungere i mercati esteri, e di poter avere le infrastrutture che a questa città e a questo territorio mancano, perché noi siamo lontani da, come abbiamo sempre detto, siamo lontani da tutti i servizi, ed è chiaro che quando noi dobbiamo pensare di vendere e vendere i nostri prodotti, perché tra l'altro i nostri prodotti non si possono vendere solo a Caltagirone, i nostri prodotti anzi debbono essere fatti a Caltagirone per essere venduti in tutto il resto del mondo, ma se noi il resto del mondo per noi è una cosa irraggiungibile, diventa difficile fare impresa. È già difficile fare impresa in Sicilia, ma a Caltagirone diventa ancora più difficile proprio per quello che ho detto prima. Quindi ci auguriamo che queste infrastrutture si possano avere, che i treni possano
passare per Caltagirone, che le autostrade possano essere pure vicino a Caltagirone, che per raggiungere i porti, perché tra l'altro noi ora dovremmo pensare a questi due mari e Caltagirone in mezzo a questi due mari, che è il mare di Gela e il mare di Catania, che non siano però il male per Caltagirone, perché sono due mari che possono portare pure male a Caltagirone. Lo so. Quindi auguriamoci che invece nel congiungere questi due porti, nel congiungere questi due momenti economici importantissimi, questi due mari, si possa passare per Caltagirone e quindi avere i benefici che questa città merita di avere. Rosario, brevissimamente un messaggio augurale a tutti i tuoi associati e la Confcommercio. Noi l'augurio che facciamo è sempre, come ogni anno, quello di cercare di lavorare già all'interno delle nostre attività per capire quali meccanismi possiamo e in quali momenti, diciamo, del proprio spazio espositivo si può intervenire per cercare, diciamo, di razionalizzare meglio le scorte, di equilibrare quindi acquisti in funzione delle vendite e di guardare a alcuni segnali macroeconomici che rispetto agli anni che ci hanno preceduto certamente ci fanno sperare che ci possa essere, con la presenza dei giusti requisiti, una prospettiva di futuro sicuramente, diciamo, un tantino migliore rispetto agli anni che ci hanno, diciamo, che ormai abbiamo alle spalle. Quindi io credo che qualche segnale positivo, io cito soltanto una cosa, io non vorrei fare commenti sul governo che fa delle cose giuste e fa delle cose sbagliate, però non c'è dubbio che per quello che ci riguarda poter assumere, mi riferisco al periodo che si è concluso al 2015, ora si è ridotto del 40%, ma poter assumere un dipendente con oltre 6.000 euro di sgravi annui per 3 anni non è una cosa da poco. Certo. Quindi è chiaro che questo funziona dove ci sono i presupposti, diciamo, come dire, di dinamiche di lavoro, per cui tu assumi perché hai lavoro. Qui assumere rispetto a una dinamica compressa e particolarmente, diciamo, limitata, è un'opportunità che non tutti possono cogliere, ma chi ha questo tipo di necessità oggi fino al 31/12/2015 lo poteva fare con questi numeri importanti per 3 anni. Oggi, diciamo, questa forbice rispetto ai 6.000 euro è ridotta di circa il 40%, ma rispetto agli anni precedenti è sempre un'opportunità. Certo. E quindi ecco, sono alcuni di quei meccanismi che hanno permesso di cominciare a guardare a un PIL che, seppur basso, seppur piccolo, ma rispetto, ripeto, ai meno 2,5 degli anni precedenti, essere oggi e guardare di chiudere il bilancio al 31/12/2015 con un prodotto interno lordo italiano che è circa lo 0,8, non è cosa da poco, non sarà il massimo, ma è comunque un cambio di passo. Come iniziate. Senti, tu la Befana dove l'aspetti? Cosa da Io sono ospite a casa tua, forse te lo sei, non lo sapevo, lo apprendo ora. Mi avevano detto che c'era una festa sorpresa dove tu proprio facevi questo colpo di... Cosa aspetti, la Befana o i Remaggi? Ma io non aspetto né Befana... Sai che ieri sera sono stato nella tua città, a Mineo, sono andato a vedere un presepe nella cripta di Santa Agrippina. Perché ridi? Perché... La mia città. La tua consorte, beh, sei diventato mignoto pure tu, dai. Ho visto questo presepe vivente, bellissimo, realizzato nella cripta di Santa Cristina. Allora, io ti vorrei correggere su un aspetto. Io, le mie origini, tant'è vero che... Vabbè, no, dai, vabbè, cognome, dai, ma perché? Il mio cognome è un'origine catanese. Sì, sì. Io sono nato a Caltagirone. Ma fammi dire, ti sto raccontando comunque che tu, siccome soventemente sei a Mineo, per una questione familiare, affettiva, ci sto invitando ad andare a Santa Agrippina, nella cripta, c'è una bellissima rappresentazione, ma molto fascinosa. Guarda, vedere. Guarda, io e so tra l'altro vorrei, che giovedì, giorno 5, giorno 6, rassicurare. Arriveranno i Remaggi pure a Mineo. E mi farò trovare. Con tutti questi presenti. Ascolta. Ma quello ti consiglio di andarla a vedere. Tra l'altro c'è il nuovo parroco. A parte gli scherzi. Santo Galesi, che credo ti venga messo in parente tra l'altro. Siamo andati a trovare Santo Galesi. Padre Santo. Padre Santo. Ma la cripta non ci sei mai sceso? No, ci sono andato, me l'hanno fatto vedere. Bellissimo. Ma tu devi andarla a vedere con la realizzazione. Franco, l'hai vista tu? Non l'ho vista. Ci voglio andare. Ma sì. Molto bella. Molto bella. Cioè, per emozionarti non ci vuole molto. Certo. Guarda che è emozionante. Diciamo... Poi questa
realizzazione di questo presepe vivente giù, con i remaggi pronti e la natività proprio dove era adagiata il corpo di Santa Agrippina quando fu portato, è una cosa fascinosa come una, a parte la discesa, proprio, è una cosa fantastica. Consiglio di andarla a vedere. Tra l'altro giorno 6 arriveranno i remaggi praticamente a Mineo con questo Natale nei vicoli. Ieri sera ho avuto modo di gustarlo per la prima volta, ma carino, molto bello, molto fascinoso, tutti questi cavalli, tutti questi arabi scritti e tutti i gruppi musicali che animavano i quartieri. Bello. C'è una... Un bel complimenti per la scelta di questo paese, complimenti a tua moglie naturalmente, va, dai, va bene così. Franco, in bocca al lupo, salutami Antonio, un abbraccio, a Luigi pure. Grazie, grazie. Va bene, a tutti quanti. Anche Marilena, scusate. Marilena, Maria Grazia, dai, tutti quanti. Mi permetto un saluto. Prego, come no. Volevo salutare... La mamma. No. La mamma saluta. La mamma la saluto sempre. La saluto io, dai. Me la saluti tu, grazie. La mamma di Rosario. No, io volevo veloce, portare un saluto ad Antonio, il maestro... Lamanzino, che io diciamo ho conosciuto negli ultimi anni, non conoscevo, conoscevo il papà, non conoscevo lui, e ho avuto modo di apprezzarne diciamo le qualità umane e intellettuali, e quindi siccome presumo che prima o poi vedrà la trasmissione o registrata o quando andrà in onda o in diretta, va bene. E quindi io gli faccio va bene, il mio saluto ad Antonio che non vedo da qualche settimana. Auguri, auguri anche a Antonio da parte mia. Vabbè, allora ti consiglio a te e ai miei amici anche, andate a Mineo, carino, carino. Ieri sera ho fatto, certo bisogna essere adagio, sono salite e discese ripidissime, una cosa pazzesca, però fascinoso, fascinoso. Andiamo assieme a Mineo. Ci sono stato ieri, già mi no, ti ci porto io poi, ti porto un posto particolare. Con piacere, però la cripta di Sant'Agrippino è bellissima, bellissima. Ti porto in un posto. Da vedere, te. Basta Rosario. Auguri, grazie a tutti grazie, voi, grazie, grazie ai vostri associati, alle varie rappresentanze, la Confartigianato di Franco Navanzino, la Confcommercio per Rosario Buono. Grazie, grazie, grazie. Adesso pausa pubblicitaria e passiamo all'altro argomento di questa nostra serata. Ci vediamo dopo.